Ciao ragazzi, sono Ribart, oggi vi faccio vedere come riparare un tubeless di una mountain bike che ha avuto un taglio oppure una foratura. Esistono due modi per riparare il nostro tubeless: con un kit con dei vermicelli oppure con delle pezze vulcanizzanti. Nel primo kit, dove ci sono i vermicelli, abbiamo due tipi di vermicelli più grandi e più sottili e dei cacciaviti per il lavoro. Del mastice, una lametta e dei vermicelli più sottili. In base al foro utilizziamo il vermicello più adatto. All'interno abbiamo una lima per pulire il foro e abbiamo un altro cacciavite per inserire il vermicello. Poi abbiamo anche una lametta per tagliare il vermicello che rimane fuori dal copertone. Mentre nel secondo kit, dove abbiamo le pezze, abbiamo carta vetrata, tre pezze vulcanizzanti e il mastice. Queste pezze vanno inserite all'interno del tubeless per una riparazione definitiva, mentre il vermicello, diciamo che è un'operazione veloce per riparare il nostro tubeless quando siamo a fare il giro in bicicletta. Quindi diciamo che il kit consigliato per le nostre escursioni è sicuramente quello del vermicello, perché le pezze vanno messe solo da copertone smontato, quindi un'operazione che dobbiamo fare solamente a casa. Ora faccio una simulazione: foro il tubeless con il cacciavite di riparazione, ecco qua. Come vedete, questo cacciavite ha una lima, quindi io posso pulire facendo avanti e indietro, così eliminando la sporcizia, oppure anche il liquido è fuoriuscito dal foro. Ok, una volta pulito vado a prendere il nostro vermicello, che non è altro che gomma viva, è molto appiccicoso, quindi vi consiglio di farlo con le mani nude. Ok, togliamo una striscia. Io ho utilizzato questo vermicello sottile perché il foro è di piccole dimensioni, quindi in base al foro utilizziamo il vermicello più adatto. Infilo il vermicello all'interno dell'altro cacciavite apposito, come vedete ha uno scavo all'interno, lo infilo così a metà e lo inserisco all'interno del foro, così. Ecco qua, ora esco fuori, tiro indietro il cacciavite e il vermicello ha fatto la riparazione. Nel kit, come vi ho fatto vedere, c'è all'interno una lama che vi consiglio di togliere il vermicello in eccesso. State attenti a non tagliare il copertone perché è molto tagliente, quindi togliamo solo il vermicello, tagliamo così e voilà, la riparazione è sistemata. Questa è una riparazione che si fa velocemente quando siamo fuori dalle nostre escursioni, come ripeto, perché è molto più veloce rispetto che smontare il copertone, pulire l'interno del copertone e inserire la pezza. Mentre se vogliamo fare una riparazione più sicura e più duratura, vi consiglio di mettere la pezza e adesso vi farò vedere come fare. Qui ad esempio vedete c'è già una pezza vecchia che si è vulcanizzata perfettamente con il copertone, quindi ha riparato il taglio. Si vede da qui che c'era un grande taglio, potete vedere qua questo taglio molto inciso, e con la riparazione della pezza è stato risolto. Quindi una volta tolto il nostro copertone, tolto il liquido all'interno, andiamo a pulire la zona dove c'è il foro. Adesso non è lo stesso foro dove ho utilizzato il vermicello, ne farò un altro, vi farò vedere il foro. Pulisco con un cacciavite, qualcosa di appuntito, a togliere il vecchio sigillante. La pezza deve essere a contatto perfettamente con il copertone e non con il lattice sopra, perché non attacca, quindi non è sicuro. Quindi puliamo bene tutta la zona dove andremo a applicare la nostra pezza, così. Ok, questo è il foro. Ora con la sua carta vetrata do una bella passata sopra, così. Ok, una volta pulito andiamo a mettere il nostro mastice intorno al nostro foro, così. Vi ricordo che questa è una riparazione vulcanizzata, vuol dire che occorre mezz'ora almeno prima che tiri un po' il mastice, poi con il dito andiamo a spalmare bene in questa maniera, così.
Ora aspettiamo almeno 10 minuti che si asciughi un po', poi andiamo a prendere la nostra pezza, la apriamo così e mettiamo del mastice anche sopra la pezza. La stendiamo bene così, anche nei bordi, è molto importante nei bordi perché è la zona più difficile da attaccare, quindi ne mettiamo giusto anche all'esterno della nostra pezza così. E voilà, adesso aspettiamo qualche minuto che si asciughi e poi possiamo incollare. Ok, siamo pronti per incollare la nostra pezza, mettiamo sopra così e spingiamo bene in modo da far aderire perfettamente la nostra pezza con il copertone. Ok, una volta visto che è asciugato, andiamo a togliere la nostra pellicola sopra, piano piano, così. E voilà, la nostra pezza è perfettamente sigillata sul nostro copertone. Qui invece possiamo vedere una vecchia riparazione di come la pezza vulcanizzata aderisce perfettamente al nostro copertone. Quindi, come vi ripeto, durante le nostre escursioni vi consiglio una riparazione con il vermicello, mentre a casa con calma possiamo riparare il nostro tubeless con le pezze vulcanizzanti. Nella descrizione del video metterò il link dove acquistare questi prodotti al miglior prezzo. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!